Eccoci qua, sono le 5 del mattino e stiamo raggiungendo la Val Gandino. È la prima volta che ci andiamo a orario albeggiante ed è veramente meraviglioso vedere tutti questi paesini risvegliarsi il primo mattino. Ci abbiamo messo più del previsto a causa di un maledetto posto di blocco, ma finalmente ci siamo. Freddo bestiale. Sono le 8, si mi ha messo una vita ad arrivare e adesso proviamo ad andare al Monte Farno. Mi sono anche scordato le scarpe e quindi ci ho messo due buste di plastica sperando che tengano un po' il freddo perché è pieno di neve. Eccoci ragazzi, è uscito il sole finalmente, sono le 8:30 e l'alba è arrivata mezz'oretta fa, ma adesso sta proprio uscendo e si sta scaldando un pochino perché fa veramente dai freschino. Sole, mani congelate, si vedono. Voto per il guanto. Voto per il guanto non sexy. Preso. Comunque continuiamo. Oggi giretto molto sciallo, molto tranquillo, ci vogliamo rilassare un po' dopo giorni in ufficio e al lavoro. Quindi abbiamo deciso di fare una cosa molto tranquilla, ma molto carino qua. Belle montagne, come sempre. Ripartiamo. Siamo quasi arrivati, si sale, questa è l'unica parte leggermente ripida, direi che è un trekking abbastanza tranquillo, non è niente di complicato, la vista però non è niente male, quindi si continua. Anche Tommy, davvero alpinista, con le sue scarpe oggi ce l'ha fatta. Com'è andata? È stata una battaglia difficilissima, ma c'ho il cuore grande. Quindi? Ho vinto. Hai vinto contro non di non loro. Non so se ho vinto, bisogna poi scendere. Loro, veramente. Vergogna. Ti fidate di tutti quelli che fanno gli esperti. Basta avere la gamba fissa. Eccoci. Meritato premio. Siamo come arrivati. Sempre all'arrivo. La croce, non so se si vede, si dovrebbe vedere. Una croce enorme. Panozzo. Panozzo. Adesso ci vediamo un po' il panorama, ma poi lo facciamo vedere a voi. Fa un freddo incredibile perché tira un vento da nord, cioè da là verso la mia faccia. È assurdo, ma guardate qua che spettacolo. Guardate qua, paradiso, è proprio un balcone incredibile questo qui.
abbiamo iniziato la discesa, vorremmo raggiungere quel rifugio lì, che è il rifugio Parafulmine, che ci consente di fare un bel giro ad anello e non fare, aiuto, la stessa strada dell'andata. Quindi adesso ci avventuriamo e vediamo se riusciamo a fare il giro completo. Il sentiero è diventato più o meno così. È comodo, cioè scenderemo a valla, in valle con molta tranquillità. Provo ad andare. E ricordiamo che Tommy non ha le scarpe da neve. Lui si stava portando a Brescia, da Bergamo a Brescia, direzione là, ma noi dobbiamo andare dall'altra parte, tornare tutta a chiesa. Ciao ragazzi, siamo tornati a casa, penso che si vede, vi diamo qualche informazione molto veloce sul giro che abbiamo fatto oggi in Val Gandino. Si parte appunto da Gandino, nei pressi dell'ex colonia, qua sotto trovate il link con la posizione precisa così non vi perdete. Esatto, dove potete parcheggiare. Esatto. Il trekking che abbiamo fatto è durato circa 4 ore, è un bel giro ad anello, quindi non vi annoierete. Il punto più alto, come vi abbiamo già detto, è il punto, è il Pizzo Formico, scusate, si trova a 1636 metri, giusto? Giusto. È lui quello più preciso con i numeri. Esatto. E stagione consigliata, ma cioè, secondo noi è sempre molto bello, ovviamente con la neve, con tantissima neve, anzi come era ora, è veramente veramente bello e suggestivo, quindi secondo noi se nevica andate, però ovviamente nulla vi ferma dall'andarci una bellissima giornata in primavera o estate, quindi fate un po' come volete. Essendo comunque un trekking molto semplice, d'inverno è consigliato perché non c'è niente di pericoloso. Esatto, non è esposto. Esatto, non è esposto, quindi si può fare tranquillissimamente. Potete portare i bimbi, andare in famiglia, con i nonni anche volendo, stando in ballata, è molto molto carino. Sì. La durata, come dicevo, era 4 ore, siamo messi 4 ore ad anello, si arriva al Pizzo Formico e si scende per l'altro versante, si passa per il rifugio Parafulmine e poi con la forestale si ritorna alla macchina. E, la difficoltà è bassa, il luogo, diciamo, è impossibile perdersi perché si è sempre sulla sinistra, si vede la croce di vetta che sta sul Pizzo Formico, che è un po' il punto d'arrivo, e sulla destra c'è la vallata, quindi è abbastanza semplice. Qua si possono fare, se non sei amante magari del trekking, puoi fare sci alpinismo, ciaspolate, parapendio, insomma sì. È pieno di... E mountain bike. Mountain bike soprattutto, anche, è vero, anche l'inverno. Sì. Quindi insomma la zona è molto attrezzata. Vogliamo dare qualche voto? Sì. Sì, noi di solito diamo un voto alle nostre gite, che ci piace così. E usiamo due categorie, pace dei sensi e bellezza. Pace dei sensi è come ci troviamo nel luogo, se è, non so, se immergersi nella natura, se è trafficato o no, e bellezza se è bello. In entrambi le cose abbiamo deciso di dare 7,5. Sì, un bel 7,5. Esatto. Bellezza perché effettivamente l'arrivo al Pizzo Formico con la balconata sulle robbie è veramente suggestiva, è molto bello. E allo stesso tempo non è molto selvaggio perché comunque è molto trafficato, sì. Quindi ci sembra un voto giusto e lo consigliamo veramente a tutti. Si può fare sia d'inverno che d'estate. D'inverno bisogna ricordarsi di usare i ramponcini e le ciaspole, soprattutto, e di portarsi un bel kiwi perché in cima c'è veramente un bel vento perché è proprio scoperto. E mentre d'estate basta avere gli scarponcini da trekking ed è molto molto semplice. Vi lasciamo sotto la tabella con riassunto tutte le informazioni utili in modo che li puoi vedere. Puoi dare un'occhiata al nostro blog Peer Away, dove abbiamo scritto una recensione con l'articolo se vuoi delle informazioni un po' più approfondite. Se ti è piaciuto lasciaci un like e seguici per le prossime recensioni e tutti i nostri viaggi in giro per il mondo, perché siamo 9 digitali o ci proviamo. Alla prossima. Ciao ciao.